Paolo, buongiorno. Buongiorno Annalisa, un caro saluto a tutti i telespettatori di Le Fonti. Allora, partenza con il botto degli americani, ci stanno subito facendo trepidare. Sì, oggi ci sono le scadenze tecniche in apertura, ci sono state, area 2004 di Standard & Poor's. Quindi stanno rollando in pratica Sì, i... no, hanno già rollato, adesso già siamo operativi su Future, con scadenza giugno. Anzi, facciamo subito vedere il future. Siamo su livelli area 2390 adesso. I minimi fatti registrare giovedì sul valore 2275, questo minimo qui, è un livello importante. Sullo Standard & Poor's abbiamo violato i minimi di dicembre 2018. Mentre sul Dow Jones abbiamo addirittura testato i massimi dei primi giorni dell'era Trump, quindi in pratica sul Dow Jones, che è l'indice che Trump privilegiava nei suoi tweet come l'indice da guardare, abbiamo azzerato l'era Trump. Che ha fatto un minimo a 18.917 l'indice. Proprio a ridosso dei valori sui quali aveva iniziato la presidenza Trump nel 2016. Da questi livelli è possibile attendersi una fase di rimbalzo tecnico. Io infatti ho chiuso e ho fatto chiudere gli short cioè sull'affondo su questi livelli. Abbiamo anche iniziato qualche operazione di rialzo, però ancora non abbiamo un segnale long chiaro, cioè abbiamo avuto un ipervenduto, un segnale di eccesso tecnico a ribasso che andava corto raccogliendo i profit sugli short, però ancora non ci sono segnali tecnici che indicano l'inversione quantomeno di un rimbalzo di qualche seduta. Cioè, gli intraday si provano, i long, però ancora non abbiamo superato quei livelli critici che possono sancire diciamo, la nascita di un rimbalzo più duraturo di qualche Quindi non settimana. possiamo tirare un sospiro di sollievo, Paolo. No, allora tiriamo un sospiro, più che sospiro, chi ha seguito il ribasso raccoglie diciamo, il profitto sulle operazioni a ribasso e probabilmente abbiamo esaurito il primo impulso ribassista. Anche perché siamo in concomitanza, oggi è la data dell'equinozio, è una di quelle date, se ti ricordi, sul ciclo permanente di Gannon, ne abbiamo parlato tante tante volte. La probabilità che in questo Gannon chiamava setup, in questo periodo che va diciamo, dalle ultime sedute di questa settimana fino all'inizio della prossima, si possa formare un movimento di inversione, sono elevate. E quindi inversione intendo comunque un movimento di rimbalzo, perché la tendenza è chiaramente ribassista e ritengo che lo sarà per lungo termine. Però anche in una tendenza ribassista sono possibili fasi di rimbalzo e uno deve essere anche in grado di coglierle. Abbiamo avuto anche da un punto di vista ciclico un'importante corrispondenza, quindi riteniamo che il ribasso possa essere esaurito, magari ci sarà un movimento veloce che si chiama la lingua, cioè potrebbe fare una falsa rottura degli ultimi minimi prima di un rimbalzo più corposo che io mi attendo per la fine di marzo, inizio di aprile. Cioè dalla prossima settimana in poi valuterei la fase rialzista, però Scusa, ripeto, ancora non abbiamo avuto nessun segnale sugli indicatori di tendenza cioè che è questo l'indicatore. Abbiamo l'inversione della direzione, però finché non viene bucato un precedente massimo dell'indicatore, io non proclamo il trend invertito. Per adesso siamo beh, ancora certo, è solo una seduta su tutte quelle... in allerta, siamo ancora in allerta. Tra l'altro, la seduta di ieri sul Dow Jones è in sidebar, non è Sì. neanche rispetto agli altri. Il Nasdaq ha fatto una Ecco, il figura. Vabbè, Nasdaq perché sta tenendo meglio degli altri indici? Ora sta rallentando anche lui, però. il Nasdaq sta tenendo meglio degli altri indici perché comunque
C'è una parte dell'economia legata al Nasdaq che va avanti lo stesso, perché si ferma l'economia, ma l'economia del web, anzi, ci sono alcune aziende che vanno addirittura meglio. Quindi il Nasdaq sconta anche questo. La frenata grossa l'ha avuta il Dow Jones con la old economy, perché lì si ferma i trasporti, si ferma tutto, quindi è naturale che pesa molto di più sulla old economy. Il Nasdaq non ha violato ancora i minimi. Adesso, se vediamo un grafico di più lungo periodo, il Nasdaq non ha violato i minimi del 2018, cioè non è andato sotto. Ha fatto un test all'area 6850, che era l'area più indicata per un supporto importante. Però siamo comunque su valori, se lo guardiamo su un grafico settimanale di più lungo periodo, siamo su valori ancora decenti. Ecco, questo è il minimo del 2018, abbiamo raggiunto, che in pratica era sul Nasdaq 100 Future era 5.820, ci siamo fermati quasi 1.000 punti sopra, quindi siamo ancora, questo è un 2 anni, mettiamo un ciclo più di lungo periodo, ecco. Vediamo che sul Nasdaq è una correzione importante, perché è importante, 30%, però ancora non ha violato il minimo ciclico. Ecco qui, gli altri indici l'hanno violato questo minimo, quindi siamo su valori, Nasdaq è più forte il Nasdaq ed è anche l'indice sul quale va approvato il long, essendo più forte degli Quindi dei altri indici. tre sceglieresti comunque il Nasdaq per provare il long. Certo, cioè la filosofia è sempre la stessa. Sì, quando gli indicatori indicano ribasso, si devono shortare, cioè mazzolare i titoli deboli. Quando invece abbiamo indicazioni di un'inversione e di un recupero, vanno longati i titoli forti, e quindi sul Nasdaq vanno scelti i big del Nasdaq, Apple e gli altri. Se guardiamo adesso Apple, vediamo, sta a 248. Io avevo un livello di supporto un po' più giù, ecco, questo è il livello che stavo aspettando, che è il 233, che è la linea del vecchio massimo che fece nel 2018, nell'ottobre 2018. Non è stato raggiunto ancora e ancora non mi sento di longarlo Apple. Però Ecco, in questo periodo preferisci gli indici o i titoli? allora, io preferisco i titoli. Anche perché male che va ti resta il titolo, vai con il Dividendo, nel caso dovessero anche distribuire. restare con le mani vuote, quindi male che va ti resta. Però in questo momento ancora non mi sento di chiamare il long su Apple, ad esempio ancora aspetterei. Ripeto, siamo in una fase di passaggio, probabilmente la forza ribassista del primo impulso si è esaurita. Abbiamo visto anche la volatilità che si è ridotta. Teniamo conto che il VIX è arrivato a 87, mi sembra come massimo, 85-87. Quindi quella famosa scommessa, ti ricordi a ottobre parlavo di quella scommessa fatta sul VIX con l'acquisto delle call 65. Se sono state tenute fino al massimo, quelle call 65 pagate 0,10 hanno pagato 20. 2, quindi si è moltiplicato per 220 volte quell'investimento. Ricordo che c'è anche un'altra scommessa fatta poco dopo, credo all'inizio di novembre, sull'oro, che per il 2021 sono state comprate delle call con strike altissimo, 4.100, quindi vediamo se anche questa scommessa va in porto. Quindi siamo in una fase ancora di passaggio, ecco, questo io attenderei un segnale chiaro sugli indicatori di tendenza per poter andare al rialzo per qualche seduta. Attualmente, diciamo, tiriamo i remi in barca, siamo in una fase in cui lo short ha pagato tanto, chi l'ha fatto ha avuto tante soddisfazioni dallo short. Non insisterei sullo short da questi livelli, anche perché possiamo avere un retest del minimo sullo Standard & Poor's, andare a 2,50. Ma la probabilità che poi da 2,50 si vada sopra i 2.500 punti è elevata. Quindi
Quindi aspetterei adesso al primo segnale rialzista che arriverà. Io lo darò, come ho dato i segnali short, lo darò ai miei clienti sul canale Telegram. Devo dire che queste settimane, in questi mesi, sono molto contenti perché siamo stati abbastanza precisi a raccogliere sia l'ingresso del movimento e soprattutto anche la fine del movimento, perché io giovedì su quei minimi ho dato quello che per me era la fine del segnale short. Ci abbiamo preso. Paolo, ovviamente guardiamo anche la VIX, anche un telespettatore ci segnala il suo balzo in avanti, adesso lo troviamo però a 66, ma abbiamo raggiunto punte di 70. È sceso, cioè rispetto ai valori degli ultimi giorni è sceso anche tanto, oggi sta facendo meno 5. Quindi siamo adesso, mettiamo un grafico del VIX, mettiamo un grafico più i massimi sono stati fatti 2 giorni fa ed eravamo a 85 di VIX. Adesso siamo, oggi ho fatto un minimo a 62, quindi sul VIX abbiamo avuto un calo. Naturalmente siamo ancora su valori altissimi, questi sono valori alti del VIX, 67-69 sono valori molto molto alti, un ritorno alla normalità quantomeno sotto i 50 deve tornare per tornare alla normalità, però è già un'indicazione questa, cioè il fatto che ha rotto, e poi ha rotto anche la tendenza sul VIX, adesso vediamo se su questo grafico riesco a mostrare una linea di tendenza, questo è il grafico del VIX, mettiamo una linea di tendenza, è stata rotta oggi. Questa è la tendenza rialzista oggi. Quindi c'è la possibilità che rientri un po' la volatilità e quindi che il mercato si stabilizzi su questi livelli, poi magari con qualche impulso, qualche notizia che arriva, magari sul fronte del coronavirus, un rallentamento dei contagi o qualcosa del genere, possa essere in settimana un movimento più diciamo rialzista, ma più continuo, perché i rialzi comunque li abbiamo visti in questi giorni, ci sono state anche sedute con più 7, più 8, solo che venivano rimangiate subito. Il rialzo continuo vuol dire che fa per 2 o 3 giorni dei massimi superiori, ecco, questo non l'abbiamo ancora avuto, c'è stato un intero mese, e poi tra l'altro coincide anche proprio col mese astrologico, perché il top è stato fatto il 19 febbraio, che a quasi la maggior parte delle persone non dice nulla, però è stato l'ingresso del sole in pesci e oggi abbiamo avuto l'ingresso, oggi proprio, l'ingresso del sole, cioè tutto il segno dei pesci, il sole ha attraversato tutto il segno dei pesci col mercato che ha fatto il ribasso, ha fatto il minimo proprio all'uscita dal segno dei pesci e l'ingresso dell'Ariete oggi. Queste cose io le vedo da anni e vedo che funzionano, quindi Diciamo che le dico. ha rispettato anche questa Sì, è una ciclicità ciclicità. naturale, è una ciclicità naturale che a mio Nonostante avviso. questo periodo siano saltate un po' tutte gli indicatori. Non sono, diciamo, funzioni del periodo, perché questi sono i veri cicli. L'uomo non può agire su questi cicli, quindi non è che può spostare il movimento del Sole o Saturno che si congiunge con Plutone a gennaio. Oggi c'è anche un'altra congiunzione importante, Giove e Marte, proprio in queste ore. Queste cose l'uomo ancora non può agire su queste cose. Quindi i cicli sono questi, cioè a mio avviso i veri cicli da guardare sono questi. Finché indicazioni le prendiamo su questi cicli, il mercato è soltanto la misura di un effetto, di cause che sono molto più grosse e più Che hanno, diciamo, importanti. origini lontane. Bene, Paolo, abbiamo esaurito il tempo anche oggi e ci riaggiorniamo venerdì prossimo. Sì, speriamo una situazione migliore dal punto di vista sanitario soprattutto. L'auguriamo con tutto il cuore. Grazie, Paolo. Grazie a voi, un caro saluto a tutti i telespettatori. Grazie.